Federico Righini, Global Capital Group. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi, Federico. Buon pomeriggio. Vediamo insieme alla nostra grafica il piano economico di Joe Biden. Naturalmente si tratta di American Families Plan di 1.800 miliardi, poi piano infrastrutturale da 2.300 miliardi e non solo, come potete vedere, tutto ciò comporta delle tasse ed è normale, è il modo naturale come le cose stanno andando. Aliquota massima imposta sul reddito dal 37% al 39,6% e tassa sulle plusvalenze e dividendi in aumento dal 23,8% al 43,4%, ma occhio, come potete vedere, c'è un asterisco. Perché? Perché queste sono le stime aggiungendo le attuali tasse sui salari e investimenti del 3,8%, altrimenti quest'ultima riga sarebbe stata dal 20 al 39,6%, quindi abbiamo deciso di mostrarvi il dato assoluto aggiungendo appunto questa tassa sui salari e sugli investimenti del 3,8%, quindi questo punto mi sembrava abbastanza importante da sottolineare. Federico, facciamo il punto proprio con te. Può continuare questa performance stellare sui mercati grazie naturalmente alla nuova amministrazione, vista questa proposta di tassazione che però per il momento è solo una proposta? Tra dire e fare c'è il mezzo di mezzo il mare. Benissimo, sì, beh. Direi che comunque quello che conta sia il principio di fondo, ovvero che Biden riesca poi effettivamente ad alzare quanto sta proponendo e poi anche quanto queste sue proposte siano poi effettivamente un'idea che è intenzionata a perseguire o quanto più una posizione nella negoziazione. Ricordiamo che soprattutto il dibattito sulle aliquote personali, a parer nostro, è stato portato fuori più per avere un ulteriore argomento di negoziazione sul lato invece corporate, quindi portare anche la parte democratica più conservativa ad accettare il rialzo sull'aliquota corporate, minacciando in qualche modo di invece arrivare e farla più alta per quanto riguarda l'individuale. Quindi secondo me questa è più una posizione di negoziazione piuttosto che una proposta vera e proprio tangibile. Poi ovviamente il tempo ci dirà qual è la verità. Però ecco, io sì, credo che questa nuova fonte di stimoli assolutamente possa continuare a sostenere i mercati azionari per due motivi. Uno, perché siamo in una situazione, penso, storica quasi mai registrata, ovvero se andiamo a vedere anche nella storia americana quali sono i stati momenti in cui uno stimolo fiscale era accompagnato da uno stimolo monetario prolungato come quello che è stato fino adesso. Diciamo che non si trovano tanti parallelismi, ecco. Quindi diciamo che molto spesso, come abbiamo visto in passato, lo stimolo monetario è stato sufficiente a avere una forte ripercussione sui prezzi azionari di borsa. In questo momento si accompagna la parte di stimolo fiscale e, lo diciamo anche oggi, penso soprattutto oggi sia il giorno migliore per poter dire quello che sto dicendo, un po' per fortuna, ma se vediamo quello che sta facendo il decennale, oggi si alza, ma il Nasdaq non scende. E quindi che cosa è successo? Perché questa cosa qui una settimana fa portava volatilità, un mese fa portava volatilità e adesso non lo fa più? O perché siamo tornati alla normalità? Come dicevamo, quel tipo di relazione non può prolungarsi, non è razionale, non è logica. In più, il mondo forse sta iniziando ad accorgersi, come si stava dicendo qualche tempo fa, che poi alla fine avere un po' di inflazione, che storicamente l'inflazione attesa significa che l'economia sta bene, che cresce, non è poi così una notizia così tanto cattiva. Ecco, quindi io ritengo che ci siano tutti gli ingredienti per vedere un resto del 2021 positivo, finché la Banca Centrale Europea e il Tesoro americano continueranno a agire all'unisono. Poi c'è da dirsi ovviamente che questo anche da collegarsi a quello che dicevate prima sulla performance dell'azionario, sull'amministrazione. Questa in certi casi sicuramente ha una componente importante, però diciamo che generalmente quello che fa l'amministrazione ha un effetto poi reale sul mercato, perché è percepito negli anni. Se pensiamo all'economia negli anni di Clinton, sicuramente una delle migliori, però diciamo che i meriti non è che fossero proprio tutti suoi, e poi in realtà molte delle riforme applicate in quegli anni sono stati in là per la crisi economica del 2008. Quindi ovviamente questo non lo si associa a Clinton, però
l'amministrazione che poi portò a quello, a quel disastro, proprio quella. Quindi diciamo che io non penso ci siano gli estremi per poter creare dei parallelismi tra performance azionaria e amministrazione nei primi 100 giorni, almeno per un giudizio globale, lo può essere per un giudizio iniziale. E quello che ha oggi Biden a disposizione, paradossalmente, se vogliamo dire, quindi una crisi che non è pandemica, che non è mai stata possibile prima, non è stata mai sperimentata prima a questi livelli, ha creato i presupposti per poter fare debito, stimolo, eccetera. Quindi, insomma, ce l'ha fatta Biden. Probabilmente il mercato avrebbe avuto le stesse performance anche con qualcun altro, perché nel momento in cui il tesoro interviene, c'è poco che l'amministrazione possa fare per calmierare o meno il mercato. Ah, Quindi, diciamo che questa è un po' la visione totale, ecco. quindi giusto per capirci, non è solo il Biden, come dire, il colpevole, tra virgolette, colpevole nel senso positivo per quello che accade anche sui mercati, e cioè questo rialzo del 24% dal primo al 100 giorno di Joe Biden. Lo è perché ovviamente Biden si sta muovendo in un certo modo e sta reintroducendo un qualcosa che nella politica americana, forse quella occidentale, ormai suonava un po' come un qualcosa di strano, no? Cioè l'intervento economico dello Stato nell'economia, l'intervento pubblico. Dagli anni 70, no? Non si vede qualcosa che è di questa portata. Quindi quello che semplicemente stavo cercando di dire è che con una crisi del genere lo stimolo economico fiscale sarebbe stato necessario chiunque fosse stato il presidente. Se fosse stato Trump a doversi, probabilmente, anche Trump, probabilmente dovendosi provare a risolvere un problema del genere, l'unica soluzione che si adotta storicamente è fare stimolo fiscale. Quindi poi alla fine diciamo che il risultato secondo me non sta tanto in questo caso non è tanto di chi sta al timone, ma dello stato delle cose. Poi ovviamente l'amministrazione Biden, Trump, repubblicani, democratici possono decidere di agire in diversi modi. In questo caso si è andati per uno stimolo veramente massivo, quindi sicuramente questo più positivo rispetto a uno stimolo meno importante che magari sarebbe arrivato con un'amministrazione repubblicana, ma indipendentemente appunto, da quanto uno poi spinga sull'acceleratore, in questo caso poi la direzione necessariamente è al rialzo, perché come sappiamo stimolo economico crea anche l'inflazione dei prezzi. Ecco, volevo sapere, tu da naturalmente investitore, una persona che vive sui mercati praticamente, sei preoccupato per questo aumento delle tasse che è fisiologico, come abbiamo detto, insomma, proprio pochi minuti fa? Ti preoccupa in qualche modo, anche se riguarda, ribadiamo nuovamente, solo lo 0,32% degli americani, ovvero le famiglie con un reddito annuale sopra 1 milione di dollari? Mi preoccupa perché conferma alcune appunto, preoccupazioni che abbiamo e che sono ovviamente discussioni su grandi sistemi, ma che inevitabilmente hanno una ripercussione sul lavoro che facciamo, ovvero diciamo la configurazione geopolitica e macroeconomica finanziaria delle maggiori economie del mondo. Gli Stati Uniti hanno sempre fatto leva sui grandi ritorni finanziari che il proprio sistema molto produttivo era in grado di realizzare, così attraendo i profitti generati dalle compagnie, dagli stati fuori dalla propria economia, che parcheggiano di fatto il denaro nel loro sistema per farlo rendere. Ovviamente, se negli Stati Uniti la questione di concorrenzialità del mercato finanziario, quindi se un investitore tra 10 anni avrà più interesse a, per esempio, investire tramite strutture cinesi piuttosto che quelle americane, allora l'America avrà perso, diciamo, il vantaggio competitivo nel sistema macroeconomico e geopolitico, perché senza questo meccanismo che si chiama di riciclo dei surplus, gli Stati Uniti non sono in grado di mantenere la leadership a livello geopolitico. Quindi vedere un sistema che in questo momento mette a rischio o quantomeno mette in dei passi per cui potrebbe essere andare a minare questo primato,
è pericoloso da un punto di vista di direzione generale. Questo perché potrebbe voler dire A, che non è un problema e che quindi alzare le tasse e rendere meno interessante il mercato americano per gli individui non è poi troppo un rischio per questo primato geopolitico, oppure, e questo è quello che secondo me sta avvenendo, è che piano piano gli Stati Uniti si stanno rendendo conto che tra 15-20 anni la leadership la perderanno e quindi devono cambiare il proprio modello per mantenere la propria leadership a livello geopolitico. La verità probabilmente sta nel mezzo e sicuramente è molto interessante da studiare, quindi non, insomma, è ancora presto per dire cosa accadrà, però secondo me questo può essere un vero primo passo che poi conferma il cambiamento di modello macroeconomico degli Stati Uniti, che ricordiamo è stato quello che ha iniziato il neoliberismo negli anni 70 ed è stato il primo probabilmente a finirlo, perché nel 2008 di fatto ha nazionalizzato le banche, nel 2021-2020 sta facendo stimoli economici che vanno contro tutto quel filone di pensiero. Quindi ecco, secondo me stanno innescando un cambiamento nel mondo che poi avvierà un ciclo ultradecennale. Andiamo intanto a vedere le trimestrali dei big tech perché davvero hanno sorpreso i mercati. Poi ciò che ci ha sorpreso invece è il fatto che abbiamo visto delle reazioni molto diverse da parte degli investitori, nonostante che sinora tutti i big tech, ovvero tutti i FANG, escluso Amazon perché tuttora non ha riportato le trimestrali, non ha pubblicato i conti, hanno battuto, anche strabattuto, se vogliamo usare questo termine, le attese. Partiamo velocemente dai numeri di Apple con l'aiuto sempre della nostra grafica. Apple ha più che raddoppiato i profitti da 23,6 miliardi di dollari con un giro d'affari salito del 54% a 89,6 miliardi, però il titolo è sostenuto soprattutto dall'annuncio di nuovi buyback azionari da 90 miliardi superiori al passato ed incrementi del dividendo. Per quanto riguarda Facebook, invece, Facebook ha potuto contare su un aumento nei prezzi dei cosiddetti digital ads, ovvero le pubblicità digitali del 30% e del numero di inserzioni del 12%, quindi anche Facebook ha strabattuto le stime. Naturalmente, tra poco vediamo i numeri proprio dal nostro cartello grafico. Eccoli qua i numeri: naturalmente, profitto salito al 9,5 miliardi, ricavi a 25,44 miliardi, più 46%. E quindi ribadisco nuovamente che queste sono soltanto ricavi di un trimestre. Poi c'è una specie di guerra proprio tra Apple e Facebook e perciò è molto interessante ad andare e analizzare questa tra virgolette guerra, anche se naturalmente per quanto concerne la forward guidance di Facebook ha previsto sfide per le strette sulla privacy che potrebbero limitare il targeting personalizzato. Apple in particolare ha introdotto nuove restrizioni sulla privacy nel suo sistema operativo iOS 14, molto criticato da Facebook perché naturalmente Facebook potrebbe perdere qualche soldo a livello di pubblicità digitali. Federico, come vedi queste due aziende in avanti, in particolar modo i ricavi di Facebook, appunto legati a questa nuova introduzione, privacy dell'iOS 14? Beh, sicuramente una fonte di pericolo perché, come sappiamo, il modello di Facebook si basa di fatto sulla monetizzazione dei dati degli altri, quindi più perdono questa possibilità, minore è la capacità di generare profitto. Detto questo, ricordiamoci che Facebook, da quando andò pubblico nel 2012-2011, insomma, aveva sempre un problema davanti, che era prima la monetizzazione del mobile, poi insomma, tantissime che in ogni caso col tempo si è dimostrata capace di superare. È vero che questa volta la faccenda potrebbe essere un po' più seria, unita anche alle preoccupazioni che ci sono appunto, dell'antitrust. Diciamo che io penso che poi alla fine il fattore determinante sarà l'intervento o meno a livello politico, e questo non lo sa nessuno. Ce lo possiamo sicuramente aspettare, ce lo possiamo, secondo me, da consumatori anche auspicare, però non penso che appunto questa notizia di per sé possa rappresentare uno scoglio insormontabile per Facebook. Per quanto riguarda invece i risultati nel complesso, questi sono sicuramente un risultato degli stimoli e della forza del consumatore americano, sia per quanto riguarda Apple che Facebook, e sono proprio questi oggi, secondo me, i fattori che portano al rialzo iniziale, che vediamo appunto i mercati apriranno il rialzo,
più che ad esempio i risultati sul prodotto interno lordo. Questo un po' perché lo si vede nell'azione overnight, in cui appunto l'azione dei futures era già molto alta in seno ai risultati di ieri, e poi alla fine non hanno spostato molto i risultati macroeconomici di questa mattina. Quindi è un mercato che si rende conto che, soprattutto penso per l'annuncio del buyback di Apple, quello penso sia il fattore più importante, perché l'anno scorso era intorno ai 50 miliardi, quest'anno si va a 90. Apple aumenta anche il dividendo del 7%, quindi sono tutte notizie che fanno vedere che Apple sta cercando tutti i modi di sfruttare questo denaro a basso costo per il prima possibile ritornare soldi, investimenti ai propri, insomma, fondi ai propri investitori attraverso il buyback, che è un modo più conveniente di farlo. Quindi questi sono tutti i fattori che fanno pensare a finalmente il tech è nuovamente sulla cresta dell'onda, sta confermando i risultati attesi, li sta superando. Diciamo che anche con un aumento del decennale di oggi non si vede un sell-off, quindi questi sono tutti fattori buoni, no? In ottica del tech, che noi vediamo sì, più soggetta a scossoni e volatilità di breve termine, però nel lungo termine è ancora quello meglio posizionato per overperformare. Beh, sicuramente è un ragionamento estremamente interessante. Intanto ti chiedo un ultimissimo parere: come mai questa reazione diversa da parte degli investitori nei confronti di alcuni titoli, come per esempio anche Microsoft, che ha avuto dei numeri strepitosi, però ciò nonostante abbiamo assistito a delle vendite? C'è qualcosa che ha disturbato a tuo avviso in particolare? Ma il problema sta sempre anche questo per esempio è stato un problema anche di Apple, no? Cioè quello che manca è una concreta, tangibile visione, guidance per il resto dell'anno e per l'immediato futuro. Le compagnie già nello scorso trimestre stavano tornando a dare analisi o visioni un po' più certe. Diciamo che non hanno accelerato troppo in questa seduta di trimestrali, quindi appunto non accelerando un processo di maggior trasparenza, diciamola così, che poi comunica ovviamente agli investitori sicurezza, no? Quindi io penso sia più dovuto a questo fattore e ovviamente, ripeto, per Apple il buyback annunciato è sicuramente uno dei fattori determinanti che giustificano il rialzo che si vede oggi. Decisamente un game changer. Grazie mille Federico Righini, Global Capital Group, grazie per essere stato con noi e naturalmente buon proseguimento. Grazie, buon lavoro.